Fare chiarezza, questo è l'obiettivo dell'incontro pubblico sulla questione ecodistretto che si è tenuto in piazza sabato, un confronto con la cittadinanza organizzato dall'amministrazione comunale, al quale hanno partecipato il sindaco Giuseppe Lanzara, l'ex presidente regionale di Legambiente e il professore ambientalista dell'anno 2018 Giovanni De Feo. Nomi, questi ultimi chiamati a legittimare in maniera tecnica e scientifica il progetto che dovrebbe portare sul territorio di Ponte Cagnano Faiano un impianto di compostaggio da 30.000 tonnellate, più la riconversione del sito di trasferenza di Sardone in piattaforma per il secco e di rifiuti elettronici. Chiudere definitivamente tutti gli impianti che sono presenti su questo territorio dei Vicentini, riconvertirli con impianti tecnologicamente avanzati a misura d'uomo e che non creano problemi in zone lontane dai centri abitati e soprattutto che riducono dell'82% i rifiuti che oggi arrivano appunto nel territorio dei Vicentini. Quindi l'ecodistretto è un sistema nuovo, moderno, che azzera gli impianti del passato, che chiude gli impianti del passato e che si ripropone appunto di gestire sia il trattamento del secco, quindi della carta, del cartone, di tutti i materiali che possono essere riciclabili, ma anche dell'organico, quindi rifiuti organici, però dei vicentini, quindi è di una portata completamente più inferiore. Considerate che oggi Sardone gestisce 170.000 tonnellate di umido, il nostro impianto, quello che noi immaginiamo di proporre alla città di Ponte Cagnano Faiano, il nostro territorio, ospiterà invece 20.000 tonnellate, quindi è nettamente inferiore, 20.000 tonnellate di organico e 10.000 di verde, che genereranno compost di alta qualità e sarà in grado di produrre biometano, come poi magari svilupperemo dopo con nuove domande. Quindi l'idea nostra è quella di ridurre il traffico di rifiuti presenti sul nostro territorio, ridurre, anzi eliminare per una volta il problema dei cattivi odori e proporci con un impianto che sia moderno, che vada nell'ottica dei rifiuti zero e di una raccolta differenziata spinta.